Del discorso fatto prima, in genere nel progetto del sistema di comunicazione voi che avete fissati una certa potenza trasmessa e una certa banda occupata, a quel punto scegliete una modulazione. Quella modulazione avrà un certo parametro, una certa cardinalità M, una certa dimensionalità Q e di conseguenza una certa efficienza in potenza, una certa efficienza in banda, e quindi ottenete un bit rate che è la 2dm su t e una certa probabilità di errore sul bit, che abbiamo visto che può essere minorata in molti casi come m quarti elevato a meno un quarto, efficienza in potenza con bisogno 0, o se non vi piace questo m quarti elevato a meno un quarto, efficienza in potenza su efficienza in banda, e banda per con bisogno 0 si chiama SNR. Questo bound vale per la demodulazione in a minima istanza, quindi modulazione in banda base e demodulazione corrente, e per la modulazione in banda passante e demodulazione corrente, e per la modulazione in banda passante con demodulazione incoerente quando avete a che fare con segnali ortogonali o energetici. Questo bound l'abbiamo rilevato. Ma soltanto a dirvi che voi avete certi parametri fissati, paletti sulla potenza trasmessa e sulla banda. Una volta scelto un certo formato di modulazione, quel formato di modulazione sarà caratterizzato da una certa cardinalità, un'efficienza in banda, un'efficienza in potenza, e avete una sicurezza su certi termini, su certe prestazioni, sul bitrate ottenuto e sulla probabilità di errore sul bit. Questo ve lo volevo dire prima, ma poi mi sono dimenticato. Ora invece facciamo qualche altro esercizio. Un esercizio che voglio fare è questo qui. Un modulatore ha a disposizione le seguenti forme d'onda. Ha lambda, dove lambda è una finestra triangolare, t meno t ottavi meno m meno 1 t quarti diviso t ottavi. Come vedete sono forme d'onda in banda base, non c'è nessuna modulazione in banda passante, per m che va da 1 a 4, quindi sono 4 forme d'onda, e dunque sta mandando 2 bit ogni volta che uso il canale, 2 bit per uso di canale, 4 forme d'onda sono 2 bit. Al solito A è un'ampiezza, quindi un coefficiente positivo, T è il tempo di simbolo, il canale a VGN, quindi si somma rumore gaussiano bianco additivo, A PST pari a N0/2, e in direzione si utilizza la regola ML. E poiché siamo in banda base, la regola ML sul canale gaussiano è a minima distanza. Le domande sono: domanda A, riportare lo schema blocchi del ricevitore.
schema del ricevitore. Domanda B, rappresentazione geometrica dei segnali. E efficienza in potenza ed efficienza in banda. Domanda C, regione di decisione, trovare le regioni di decisione. E trovare un upper bound alla probabilità di errore sul simbolo quando l'ampiezza è pari a 16 volte radice di n0 su t. Facciamo questo esercizio. La prima cosa da fare è ovviamente cercare di capire meglio come sono fatte quelle forme d'onda, così mi rendo conto con cosa ho a che fare. Il modo migliore per rendersene conto è farmi disegnare queste quattro forme d'onda. Provate ad esempio a guardare S con 1 e T, quando M fa 1 non c'è uno shift temporale, è soltanto una finestra triangolare a durata due volte T ottavi a destra e T ottavi a sinistra, centrata in, non in 0 ma in T ottavi, alta A. E allora vuol dire che questo è T ottavi e di conseguenza questo è T quarti, i mezzi 3 quarti di T, T, S con 1 e T è una finestra triangolare alta A e centrata a T ottavi a durata T quarti. Questa è S con 1 e T. E S con 2 e T è lo stesso oggetto, ma è traslato a destra di quando M fa 2, cioè meno T quarti. Devo prenderla e traslarla rigidamente a destra e T quarti. T mezzi. 3 mezzi di T. Questi sono S con 2, S con 3 ed S con 4 di T. Ora che li ho disegnati, credo di sapere bene di che cosa si tratta. Che tipo di modulazione è questa qui? È chiaramente un'ortogonale, perché i quattro segnali sono ortogonali tra di loro, infatti non sono nemmeno sovrapposti nel tempo. E allora, se non è mai ortogonale, dovrei sapere quasi tutto, perché abbiamo già visto molti esempi di emari ortogonali.
Oddio, non molti esempi. Un esempio. No, sì, molti esempi. Abbiamo visto il PPM, l'FSK e anche il banner encoded, quindi tre esempi di PD ortogonale. E in quale di questi tre esempi ricade questa modulazione? È un FSK? PPM, perché non è un FSK, l'FSK è Frequency Shift Keying, dove starci una modulazione frequenza, non c'è qui, è in banda base. Binary encoded vuol dire che ho a che fare con segnali tutti sovrapposti nel tempo, ma ognuno ha una signature, cioè una firma differente, una sequenza binaria differente che è ortogonale. No? Sono ortogonali nel dominio del tempo, ogni segnale sta in un solo slot temporale e l'informazione è immagazzinata nella posizione dell'impulso. Se sta in prima posizione manda il primo simbolo, in seconda posizione il secondo simbolo, terza posizione, quarto simbolo. Quindi è un PPM. L'abbiamo già fatto, come esempio, è un esempio già visto. Quindi proviamo a rispondere alla prima domanda. Schema del ricevitore ML. Devo ricordarmi qual è il ricevitore ML in questo caso. È una modulazione in banda base. Il ricevitore ML è quello a minima distanza, che può essere implementato in varie maniere, e una delle varie maniere è anche a massima correlazione. Meno, cioè corretta con l'energia del segnale diviso 2. Ma qui i segnali, a guardarli, sono una versione traslata l'uno dell'altro, e quindi se io faccio una traslazione del tempo non è che l'energia del segnale cambia. Quindi questo è un ortogonale con segnali equienergetici. E allora il ricevitore ML a massima correlazione corretta dell'energia del segnale in realtà diventa semplicemente un ricevitore a massima correlazione. Come si fa la correlazione? Si prende il segnale ricevuto, lo posso fare in tempo continuo, cioè proiettando o correlando direttamente su quattro segnali, oppure proiettando su sei segnali e poi facendolo in numerico. Scelgo uno dei due modi, magari il primo, proiettandolo, quindi facendo il prodotto scalare con queste quattro funzioni S1, S2, S3, S4. Come si fa a fare il prodotto scalare, cioè la correlazione? Filtro adattato. Il filtro adattato è il filtro adattato al primo segnale, quindi S1, ribaltato e coniugato. Il coniugato non serve perché è reale. S2, S3, S4 di meno T. E poi campionando a passo KT. Queste sono le quattro statistiche. La regola di decisione era argmax del prodotto scalare. Devo prendere la più grande di queste quattro statistiche. L'argmax è una stima del simbolo corrente trasmesso, cioè del cappesimo. Questo è lo schema del ricevitore. Se proprio voglio essere massimamente completo, potrei anche elencare e dimostrare quale sia la regola ML, dimostrare la regola MAP,
nel caso di segnali con probabilità uniforme, la MAP corrisponde con l'ML, che per canali gaussiani corrisponde ad andare a massimizzare la verosimiglianza, ma la verosimiglianza è un'esponenziale, per massimizzarla basta minimizzare l'esponente, l'esponente è la norma, quindi andare a minima distanza. Massimizzare la norma, minimizzare la norma significa, se sviluppate la norma, minimizzare il prodotto scalare corretto dell'energia, ma sono equi energetici, e quindi basta che massimizzi il prodotto scalare. E se volete massimizzare il prodotto scalare, dovete fare i prodotti scalari con tutti i possibili forme d'onda e prendere il massimo. Per fare un prodotto scalare basta il filtro al dato, campionato all'istante kt, perché voglio il kesimo simbolo. Ok? Bene. Risposta alla domanda B. Rappresentazione geometrica dei segnali. Per le modulazioni ortogonali, una rappresentazione geometrica, una forma d'onda, le forme d'onda di base sono i segnali stessi normalizzati in modo tale che abbia energia unitaria. Quindi basta che prendo quegli stessi segnali e li divido per radice della loro energia. Quindi direi prima di tutto di calcolarsi l'energia di uno di questi segnali. Ad esempio l'energia del primo segnale che è uguale all'energia del secondo. L'energia di un segnale è l'integrale su tutto R del segnale al quadrato. E nel nostro caso basta che faccio questa retta qui al quadrato integrata fra 0 e t ottavi per 2, perché poi il pezzo di destra è lo stesso, è simmetrico. Quindi è due volte l'integrale fra 0 e t ottavi di quella retta che si chiama, come si chiama questa retta? Beh, l'equazione è A per 8, 8A su T per T. Così quando T fa 0 parte da 0 e quando T fa T ottavi arriva da A. Quindi 8A su T per T. Al quadrato. Integrale di un quadrato, un terzo t al cubo, che nel punto, scusate, no t mezzi, l'integrale si estende fino a t ottavi. Ok? Quindi dicevo, l'integrale di t al quadrato è un terzo t al cubo, quindi abbiamo 2 per 8 su t al quadrato per a quadro, per un terzo t al cubo, che valutato in t ottavi fa t ottavi al cubo. Questo semplifica e rimane al denominatore 3 per 4, 12, quindi a quadro t dodicesimo. Questa è l'energia di ogni segnale. Chiaramente dipende dagli 11 parametri da cui dipende ogni finestra triangolare, cioè la durata, che è t quarti, e l'ampiezza, che è a. Che sono assegnati al problema. Le funzioni di base quindi sono chiaramente, poiché ogni segnale si potrà scrivere come radice dell'energia per il segnale stesso diviso la radice dell'energia, questo oggetto qua è proprio la forma d'onda di base, perché sono tutte ortogonali e ha energia unitaria. Quindi le forme d'onda di base psi con m di t sono 1 su radice di e s con m di t e di quattro vettori
rappresentativi. Sono pari a radice di E per l'ennesimo vettore della base canonica. Dove con M è il vettore che ha tutti i zeri e soltanto uno in posizione ennesima. Chi è radice di E? Quella quantità abbiamo appena calcolato. A per radice di 12. La domanda però non è ancora, la risposta non è ancora completa, perché era anche richiesta l'efficienza in banda, l'efficienza in potenza, ma la conosciamo già, l'abbiamo fatto più di una volta. Cominciamo con l'efficienza in banda. L'efficienza in banda è bit rate diviso la banda occupata. Il bitrate è 1 su t log 2 di m, che nel nostro caso, siccome ho 4 simboli, posso mandare 2 bit, quindi 2 su t. La banda su t, dobbiamo vedere un po' che banda vogliamo utilizzare. Se vi ricordate l'impulso triangolare che aspetto aveva, mi sembra ricordare che il 95% dell'energia era contenuto in mezzo nullo, e allora se vado al 95% dell'energia, metà del nullo sta a più nullo sta a 8 su t, ok? Quindi è un mezzo, se voglio utilizzare questa nozione in banda. Se voglio utilizzare la nozione in banda come primo nullo della sync, della sync quadro, perché una finestra triangolare ha trasformato in sync quadro, avrei dovuto utilizzare 8 su t, quindi l'efficienza in banda era ancora di meno, era un quarto. Sono tutte risposte corrette, purché diate informate il lettore del concetto di banda che sto utilizzando. Per l'efficienza e potenza invece mi devo ricordare come sono piazzati i segnali, rappresento i primi tre vettori di base, poi c'è anche un quarto che non rappresento. I segnali rappresentativi sono S con 1, S con 2 e così via, e ognuno sta in posizione radice di E e tutti i zeri, dove radice di E è soltanto in posizione ennesima. La distanza minima è quindi la distanza fra due qualsiasi segnali, che è la diagonale del quadrato, cioè radice 2E, e quindi l'efficienza in potenza è la distanza minima al quadrato 2E diviso l'energia media per bit, che è l'energia media costellazione, ma sono tutti quei energetici, energia E, diviso il numero di bit che sto mandando, o 2 di m, cioè 2. E quindi efficienza in potenza è 4. Ok? Questa era la risposta alla domanda D. Proviamo a rispondere anche alla domanda C.
regioni di decisione. Fatela chiamare omega con M, la regione di decisione è Messico, quella in cui scelgo il segnale o simbolo, segnale S con M e dunque simbolo A con M. Come è fatta nel Messico la regione di decisione? L'abbiamo visto molte volte. L'ultima ieri, o l'altro ieri, non ricordo, quando abbiamo valutato la probabilità di errore della ortogonale, perché questa è un'ortogonale, e per valutare la probabilità di un errore dell'ortogonale devo capire quali sono le regioni di decisione, perché io ho un errore quando cado al di fuori della regione di decisione medesima. Quando è che decido per il primo segnale? Quando non lo supera 20 mezzi. Perché l'altra parte... No, non è proprio così, perché dovete ricordarvi che i segnali in questo caso hanno questo aspetto, radice di E 0, 0, 0, 0, radice di E 0, 0, 0, 0, radice di E 0, e 0, 0, 0, radice di E, e il vettore ricevuto R, che è fatto da 4 componenti, R con 1, R con 2, R con 3 e R con 4, è il segnale trasmesso, uno di questi, più rumore. Prima di tutto, qual è la regola di decisione? Altrimenti come faccio a capire quali sono le regioni di decisione? A minima distanza, ma si può anche... che diventa cosa? Nel caso di segnali ortogonali ed energetici, l'abbiamo visto nella domanda 1. Massima correlazione. Arg max è il prodotto scalare, cioè la regola di decisione è arg max, l'abbiamo disegnato prima, nella domanda A, di R scalare S con M. Prima l'abbiamo fatto con le forme d'onda, ma sappiamo che il risultato è lo stesso. Che se lo faccio con i vettori rappresentativi ottengo lo stesso risultato. Ma mi dite chi è R scalare S con 1? Radice di E R con 1. R con 1, scusa. R con 1, sì. Radice di E... R con 1, perché devo prendere S con 1, che è questo. Faccio il prodotto scalare con questo, R con 1, R con 2, R con 3, R con 4, cosa rimane? Radice di R con 1. Chi è R scalare S con 2? Radice di E, R con 2. E così via. Chi è R scalare S con E, S con 4? Radice di E, R con 4. Ma lo abbiamo visto prima. Nel disegno che abbiamo fatto prima, io prendevo i prodotti scalari con le quattro forme d'onda e prendevo il massimo. Devo prendere il massimo fra queste quattro componenti. Quindi vi ripongo la domanda. Quando è che scelgo per il primo segnale? Quindi la prima regione di decisione. Quando è che scelgo per il primo segnale? Scalare diverso da 0? No. Quando c'è radicale R1 è maggiore di radicale R2 e contemporaneamente maggiore di radicale R4 e contemporaneamente maggiore di radicale R3. E quindi la radice non serve a nulla quando R1 è più grande di R2, di R3 e R4. Quindi quando R1 è il più grande di tutti, io scelgo per il primo segnale trasmesso, quando R1 cade nella prima regione di decisione, che è a questo punto fatta da tutti quei punti in cui la prima componente è più grande delle altre.
Quindi sono tutti quei vettori x di r alla 4, tali che la prima componente x con 1 è maggiore di tutte le altre. Scelgo per il secondo segnale quando la seconda componente è maggiore di tutte le altre, scelgo per il terzo e per il quarto quando la terza o la quarta componente è la più grande di tutte. Quindi la generica regione di decisione omega con m è fatta da tutti quei vettori appartenenti a r, di r alla 4, perché la componente emmesima è maggiore o uguale di tutte quante le altre componenti. Poi dopo faccio un commento. Altre richieste qual erano? Un bound sulla probabilità di errore sul simbolo. L'unico bound per un ortogonale che abbiamo è lo union bound, quindi è m-1 q di d su 2 sigma. Nel nostro caso di che stiamo parlando? M fa 4, quindi 3 volte. D su 2 sigma lo potrei anche scrivere come radice di un mezzo efficienza... No, neanche, perché non c'abbiamo il bisogno di 0, quindi... radice di D quadro diviso 4 n 0 mezzi, quindi 2 n 0. Ma di quanto fa nel nostro caso? D è radice 2e, quindi è 2e su 2n0, ma E abbiamo detto che era a quadro t dodicesimi? Sì. A va fuori radice. E rimane t dodicesimi. Ma la richiesta era valutare la probabilità d'errore quando A fa radice n0 su t per 16, quindi questo è 16 su radice di 12. È un numero che ho già calcolato ed è 4.619, quindi ci serve 3 q in 4.619. Questa è la probabilità di errore sul un upper bound, la probabilità di errore sul simbolo che non ho ancora valutato. Come fare a valutare la funzione q in un punto? Abbiamo degli upper e lower bound, calcolo il lower bound in quel punto, calcolo l'upper bound in quel punto, mi metto a metà strada e sto più che bene. Lo abbiamo già fatto e questo numero qua è circa 1,9 per 10 alla meno 6 per 3 volte da roba tipo 5.8 per 10 a meno 6. La probabilità di errore sul simbolo garantita da questo formato di modulazione è minore o uguale a questo numero. E se volete la probabilità di errore sul bit, ci aggiungo ora adesso. Trovare un upper bound alla probabilità di errore sul simbolo e alla probabilità di errore sul bit. Bene, ci ricordiamo che la probabilità di errore sul bit per una e mai ortogonale, l'abbiamo ricavata più volte, è
m-1 su, scusate, m diviso 2 per m-1 probabilità di errore sul simbolo. Nel nostro caso questa quantità fa 4 diviso 2 fa 2 per m-1 2 terzi. La probabilità di errore sul simbolo è più piccola di 3 per qi in quel punto, otteniamo 2 per qi in quel punto. (4, 6, 1, 9) e cioè 2 volte 1 è 9, 9 è 9, 18, 1 è 2, 1 è 3, 3 è 8 per 10 a meno 6. Va bene?